un riconoscimento, diciamo, che lo Stato c'è, anche se a volte a tempi lunghi, ma in questo caso erano le difficoltà di addivenire a una cattura difficilissima. Quindi un plauso a chi ha operato in questo senso. Poi naturalmente, essendomi occupato della persona all'epoca delle stragi del 93, posso dire che, come attestato poi anche dal riconoscimento delle sentenze di primo grado e poi confermate nei gradi successivi, attestano un ruolo fondamentale di Matteo Messina Denaro nella campagna di stragi del 93. Per noi a Firenze è indubitabilmente anche un segno di giustizia. Com'è possibile restare latitanti per 30 anni? Che cosa serve per vincere per 30 anni la battaglia contro lo Stato? Lo dimostra la latitanze eccellenti che ci sono state, da quella di Riina, prima di tutto, a Provenzano, ora lo stesso Matteo Messina Denaro, e il frutto della copertura che offre il territorio. Quindi qui si viaggia ancora col pizzino, quindi per dire che i mezzi di comunicazione moderni sono in parte bypassati. Ha mai pensato qualche volta nella sua vita professionale che non si sarebbe mai arrivati a questa cattura? Ma sinceramente no, perché la storia delle latitanze ha dimostrato che poi le latitanze finiscono, ed è finita pure questa. Un po' evocativa questa cattura che arriva esattamente a 30 anni dalla strage dei Georgofili. Ma è una singolare coincidenza, e bene che sia stato così. Il mio pensiero, il mio ricordo va al collega che non c'è più, a Gabriele Cherazzi, che tanto ha operato per definire tutte le responsabilità di quei fatti, e quindi anche un po' di commozione al sapere quale sarebbe stata la sua soddisfazione nel veder riconosciuto questo lavoro.